No, è Ma... interessante il menu che adesso è notte tutto a fuoco. Mi Sì. ricorda Bloodborne che cambia il tempo. Sì. Il menù è perché siamo arrivati alla sera, Sì. quindi è un giorno. Esatto. Allora, il nostro obiettivo è scappare. Thank you for your patronage. Fare in culo. Allora, devo andare. Dove devi andare? Guarda che dai Esci da qui, rosso. c'è... Senti, non c'ho voglia. Io lo fa... Ah, da dietro, dici? Sì, ma me ne sbatto il Boh, cazzo. andiamo. È andata abbastanza così. Boh, la porta quella lì di ferro che c'è a fianco dal duca. Me ne sbatto veramente il cazzo. Qua che cosa? Vediamo se qua... Sento già delle bestie. Una Pure io, specie di poi meccanismo di della spada. voodoo. Sembra facile da rompere, quindi deve andargli delle botte. Prima volta che avevi sentito spacchi. Ma chi? Ma cosa hanno questi? Il visore notturno. Sì, però Raga. porco dio, ma è possibile che se stai un mezzo secondo a guardare ti pigliano? Ma questi hanno Dai. visione notturna, hai notato? In Sì. tastel. Minchia, questo è Sam Fisher quando diventa zombie, dico no, li addestro io. Se lo potevano evitare i zombie con la visione notturna, cioè proprio, Ma proprio senti. evitare, se lo potevano evitare. A livello di design, fai, cioè adesso sono sempre stati nel luogo buio e adesso no, adesso non vedono questa Io volta. non c'ho più voglia di commentarlo sto gioco. Tutto che io ancora, bene o male, lo dicevo oggi, lo trovo ancora carino, quindi comunque mi ha intrattenuto, ma mi ha fatto qua che cazzo devo fare, non sto marcando male, perché forse... Adesso me lo sono immaginato action, invece sono tutti gli enigmi del... Porca troia, non c'è corrente. Sto vedendo proprio delle cose un po' vergognose. E l'elmo degli zombie proprio in meno, Ma vai a fanculo, Dio. vediamo un po' di qua che cazzo c'è. Cioè, sta parte fa per... Adesso decliniamo le Questa munizioni roba qua, perché... cioè, il chiodi del cranio perché? Cioè, ho solo delle munizioni per i fucili di precisione che dovevo usare in qualche modo poi Una perché... macchina per pressofusione, serve uno stampo. E che cazzo mi devo pressofondere, scusa? Sì, qua dall'altro Bella lato. domanda. Devo pressofondere la minchia. Qua anche che Una cazzo ci macchina. va? Manovella. Allora, c'è cioè, fluido chi? Perché qua c'hanno. Ci sono due robe che non possiamo fare, io vado su. Va già bene che non sono i Lycan, eh. Poteva andare peggio. Sì, Ricordiamoci. diciamo che questi qui hanno un ritmo. Che vuol dire? Ah, facile da scassinare. E non ce l'ho, scusa, ce li avevo, te. Non c'è Bestiale il corrente. quarzo giallo. Madonna. Ci pisciamo sotto per il quarzo giallo. Che cazzo c'è di sto giocatore là qua? No! Puttana la mamma di Cristo! Questo si alza sicuro. Stampo di più rilievo, ok. Interessante. Cazzo è lì? Oh cazzo! Stampo hai trovato, fermo. Dove cazzo sei andato e hai trovato lo stampo? Io qua ho visto c'è un cristiano. C'è un cristiano. C'è un cristiano. Ma lo Io stampo dov'è? faccio una roba. E tu sopra quel cristiano seduto sul lì dietro. Abbastanza palese che questo si alzerà. Vieni, dai. Sì. Abbiamo capito.
Devi ben mirare su quel coso d'osso. Sì, è abbastanza chiaro. Stai andando giù, che fa? Però mi hai rotto il cazzo. Quindi? No. Quarto giallo. Non pensavo che sta parte avesse sta roba qua ancora. Mi aspettavo molto più veloce. Che sfrangimento di coglioni. Nemmeno io mi sorprendo più, guarda. A fare in culo. Caccia la madonna. Vediamo che cazzo succede qua. Sì, sì, comunque quello stampo. Se ci pensi, cioè è assurdo che uno debba essere portato a dire: senti, basta, me lo devo speedrunnare, lo devo finire. Cioè, questi sono giochi di ambiente. Tipo, uno dovrebbe essere caldo. Sì, sì, sì. Ma perché dal momento che l'ha capito che tanto è la fine, sarà il meglio del gioco, purtroppo è già passato. Per me il meglio del gioco, cioè, si è già giocato. Un po' vergognoso. Adesso l'unica cosa bella che rimane potrebbe essere la fine, magari ci danno un colpo di scena allucinante, ma... Poi me lo rigiocherò sicuramente più avanti. Tanto lo porterà indietro sicuramente, che poi magari da riprendere quanto costa. Ah, boh, iniziano ad esserci dei... No, qua dobbiamo farlo un attimo con calma. Perché... Iniziano ad esserci le chiavi di cavallo, cioè le chiavi ancora la testa di cavallo da trovare, quindi... con la testa di cazzo. Manca... Certo che si usa un medikit per aprire una serratura. Quindi qua ci va una chiave che non abbiamo. Va bene. Per adesso no. Poi munizioni di magnum, vai. Interessante. Scassiniamo, vai. Sì, quei problemi. Ci sono le munizioni della magnum lì. Direi che... Possono essere... Porco di... Sto continuando a sbagliare. Io prima ho provato ad aprirla con... Ho provato ad aprirla... con il fluido chimico di qualcosa. Sì. Allora, poi siamo calmi perché... Quel cazzo di boss per prendere quel tesoro della Beneviento mi ha fatto usare un sacco di roba, figlio di troia. Comunque, allora, mentre monta... Aspetta. Ah, mi rompere il cazzo. Allora, no, dicevo, scusami, prima che arrivassero i Daft Punk qua a rompermi i coglioni, che oggi mentre montavo il video riflettevo su una roba. Riflettevo sulla storia raccontata all'inizio. Ricordi la fiaba, no? Sì. E nella fiaba, che succede? Praticamente racconta di sta bambina che va nel bosco e incontra ste bestie mitiche che poi corrispondono ai vari boss delle famiglie, che sembrano amiche. All'inizio si piglia dei doni, convinta che sia tutto figo e ci stiamo gasando, e poi alla fine invece l'ultima bestia, il cavallo meccanico che le dà l'ingranaggio, si incazza, li fa: ti sei presa troppo, noi ti abbiamo dato dei doni ma te hai fatto la furba, adesso non mi ricordo le parole esatte. Sì. E quindi adesso verrai punita. E allora lì compare la strega e le fa il culo alla bambina, l'intrappola nello specchio, eccetera. Quindi quello che mi viene in mente è che fondamentalmente si fa, per quanto io per esasperazione avrei accettato, si fa bene a non fidarcisi di Heisenberg. Orco di... Aspetta. A non fidarsi di Heisenberg. E che molto probabilmente, appunto, alla fine vedrai che, anche se questo qua ci ha detto che la vuole fare fuori, verso la fine uscirà fuori che era alleato con Madre Miranda e ci vuole inculare. Perché se stiamo seguendo cosa dice la favola,
Nella favola succede poi quello, che sembrano tutti amici, e poi amici amici ti Sì. futtivano la A me bici. la favola mi piace, questa roba della favola iniziale, boh. Poi vediamo, è chiusa dall'altro lato, niente. Perché lui ovviamente gliel'ha piantato, eccolo lì. Sì, l'unica parte bella del gioco è poi quella, la mitologia, la fiaba. La mitologia, la fiaba è Casa Benevento, che è proprio nell'articolo che tu hai detto, Resident Evil dà il suo meglio quando si tolgono le armi. E l'unico modo che quando ci ha dato le armi è stato tu, hai detto che quando si porta indietro per prendere Sì, acqua. meglio Resident Evil 8 è quando lo porti indietro come usato, cioè. L'ho sbloccata, dove Esatto. sono finito? Ah, sono finito qua. Generatore di riserva, però la sto facendo troppo veloce sta parte, sta un Però io attimo calmo scusami, sono perché. arrivato qua ma non ho niente, devo solo proseguire, immagino. Perché qua Ah, c'è uno nel qua che c'è muro. una X gialla, secondo te che cazzo vuol dire? Per me ci deve entrare una granata. Se ce l'abbiamo. Io ci provo. Ma io E infatti ovviamente. sì. Una granata gli hai Ma tirato ti è andato giù. una bomba a mano, gli hai tirato? O secondo te va Sì, bene anche una il bomba a lancio mano. Sì, granata? la bomba a mano. Vediamo se va bene anche il lancio granate. Sì, sicuro. Adesso ho E trovato invece la de. incredibilmente l'ho sprecato. Non va? Non va, porco. L'ho presa. Parte meccanica, un pezzo di scarto. Cilindro, dobbiamo ficcare qua fuori. No, in realtà è un buon tesoro. Com'è un tesoro il cilindro? Vai, vai su, Ma tesoro, stai su un tesoro, lì scherzando? c'è. Ma Parte meccanica vaffanculo. cilindro. Ma Allora, ti perché ho fatto trovare un tesoro. perché sto gioco è così? E Ma quindi. vaffanculo la madre. Scendiamo giù, tanto non possiamo fare un cazzo. Qua non ci possiamo ficcare niente in questo generatore, manca una ruota Eh no, non dentale. abbiamo un cazzo, non abbiamo un cazzo. Ricordiamoci solo dov'è, perché qua c'è di nuovo del backtracking da fare, perché. Perché io ero convintissimo che questa zona qua era. Allora, sai cos'è diventata questa parte? Cosa? Daymare 1998. Uguale. Ah, la parte iniziale, diciamo, quella abbiamo giocato. Boh, ok, tutta blu. Alcune cose sto lasciando rosse, alcune lascio blu, se ho tempo di cercare, ma. Ah, questo qui da rompere. Da rompere cosa? Sta porta di merda, ok. Boh. Ah, Ah, qua ci sono dei bello. documenti. E mo? Documenti. Che cazzo ci devo fare qua? Io Sei davanti alla porta che c'ha due luci, una bassa e un'alta? sono davanti a una grata che non la posso aprire, non posso fare una minchia. La porta lì cosa devi fare? Ah, devi sparare alle luci a quelle porte lì. Sì, devi Ma solo dargli. No, sparare, basta coltello. cazzo, io Coltello. sai che ne ho lasciate indietro. Eh no, ma io te l'ho detto, questa qui la spacchi. Soldato meccanico soldat, bestiale, versione 100, cadavere di uomo adulto. Rimozione del cuore effettuata, CAP2 impiantato, la stimolazione dei muscoli viene via scarica elettrica funzionato. È in stato di morte cerebrale, abilità cognitiva assente, si muove solo spinto da un istinto di distruzione, poi si ferma. Aggiunto un casco sul cranio, gli elettrodi confermano la presenza di impulsi cerebrali stabili. Lotta con Lycan, demolito e mangiato in 3 minuti, problemi con le sue capacità di distruzione. Parte inferiore del braccio sostituito con un trapano, energia insufficiente per un movimento efficace, c'è bisogno di corpi vivi? Impiantato nel petto un reattore di CAD2. Grosso aumento di energia in uscita, lotta con Lycan, distrutti 3 Lycan in 1 minuto. Buoni risultati, ma rilevati problemi con la resistenza al reattore. Quello che abbiamo battuto prima, praticamente, ho Sì, capito ma ce n'è un bene. altro, visto appeso. Allora, adesso qua, in quella valigetta, c'è uno stampo per fare un'altra roba. Quindi dovremo poi tornare indietro. L'hai sbloccato. Solo che qua c'è proprio un problema.
problema è che non mi. Cioè, è proprio tutto backtracking, sta parte qua. Vai avanti, torna indietro, vai giù. Sbloccato, che Niente, minchia ho niente. Io. sbloccato. Alla fine, la parte action per adesso, proprio quella odiosa, era quel cazzo di torre con tutti quei cazzo di lacan del Cristo. No, non devo andarmi qua, non ci vado più di qua. Aspetta. Per adesso, qua, a parte 6-7 zombie, poi per il resto è pianta questo, mettilo lì. No, ma perché mi sono ficcato qua? Ma sono coglione. Sì, ma è normale che arrivi. Abbiamo preso l'altro stampo, arriva. Eccolo qua. Sì. A me mi ha insegnato a sparare Sniper Wolf. Capito? Nel 1998 mi ha insegnato a sparare Sniper Wolf. Morto. Quale meccanico? Tanta roba, ammazzato. Capito? Cazzo, mi ha insegnato Vabbè, lei. andiamo a stampare lo stampo di sta minchia. Di Era chissà Cristo. sta porta rotta che avevo. Dove cazzo è Perché io sta devo porta? per andare a stampare il suo stampo di Cristo e dobbiamo tornare indietro da tutte quelle cose delle seghe, non c'è una shortcut. No, 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 già che c'è la shortcut. Bastava Ah, è proseguire qua la dove te. shortcut. Bastava proseguire Sì, dove te composto trovata. attivo. Sì, trovato, trovato. Questo è Reagisci. stampo per una ruota dentata. E ora io non mi ricordo più dov'è la ruota dentata, porco. È andata al generatore. Vediamo Aspetta, se. aspetta, stai calmo, io qua non mi ricordo un cazzo. Qua c'è una porta. Se vado di qua. Qua cos'è? Esatto. Inserisci grande ruota dentata. Vediamo un po' chi arriva a rompere il cazzo. E una volta che abbiamo aperto questo, dove dobbiamo andare? Si è aperto un cancello, però prima devi ammazzare a sto bastardo. Io capisco tutto, devi fare. In realtà non ti ho ascoltato, ma non una parola. Niente, fondamentalmente sta dicendo. Ma io non mi fido perché la fiaba dice che sei un bastardo. Boh, capito, lui sta dicendo. C'è una mina. Esatto. Are the fruits of my power. Ciccio. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me, Ethan. What a freak. Bastardo. Ok. Non ci vedo questo. Ah, ma ho finito i proiettili, ma porco zillo. Ah, io di questa zona ero partito molto pessimista, la zona non mi sta dispiacendo, non sto trovando. Ma Boh. Non lo so. Cioè, forse perché ero convinto di fare Terminator, forse devo perché non ancora stiamo arrivare da quella combattendo contro parte. Terminator qua, scusa? Sì, stavo. Ah, ecco cos'è Terminator. È vero, lui è Terminator, questi qua. No, mi immaginavo tipo un botto di zombie del cazzo. Hai ragione, questo è Terminator. Questi sono effettivamente vengono da Skynet. Porco Dio. Se l'avessi beccato una volta questo fucile, vabbè, ti devi dal cazzo, ci fa. Ma muori prima o poi, che cazzo.
quindi? Non si può usare tutte queste munizioni per un cretino. Allora, qua c'è una porta con tutte le lucette. Scassate tutte e tre. Anche qua ne ho una, due, tre, quattro, cinque. Sì, 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 c'è cinque, te le giù tutte. Mina. Mi fa sempre piacere. No, raga, che palle, ma basta. È pieno. Io già non ho senso di orientamento, poi se il posto è tutto uguale. Sì, qua è un bordello, sto facendo fatica anch'io. Dove cazzo devo andare, porco? Io sto andando avanti, però fondamentalmente dimmi la logica, diciamo, ci sto riuscendo, ma ho terrore di aver lasciato qualcosa indietro, che non hai idea. Il terrore. Ah boh, qua siamo passati direttamente a due trivelle e niente bottone sul cuore. Ce l'ha dietro la schiena. Però è un atto di palle perché... Voglio vedere come minchia gli arrivo dietro la schiena. Devi beccarlo in testa se riesci e poi fagli il giro. Gli atti te la carica. Mi metto le mine, come dicevi. Una mina e muore, andate a fanculo. Allora, qua siamo tornati all'inizio. Ti mandi ad andare da lì. Come non devo andare da lì? Non all'inizio, devi salire le scale, ci vai lì, c'è dall'inizio. No, mi fa, okay. mi fa schiacciare un bottone. Scende una piattaforma, qua è dove eravamo all'inizio. Ah boh, ecco, fai scendere quella piattaforma e vai nella porta di fronte a te. Ah boh. Cioè, quando scende la piattaforma, fai dritto di lì. No, ma non spreco tutti i fili. No, ma non spreco i soldi per questa roba. Aspetta la sensazione di salvataggio, tanto è abbastanza intuitivo. Abbiamo finito di rompere i coglioni in sto posto maledetto, fastidioso. È fastidioso perché effettivamente non è la percezione di che cazzo stai facendo. Cioè, io lo sto facendo.